Ciao e benvenuto. Continuiamo la serie su Fortinet. Adesso andiamo a vedere come configurare un client VPN per gli utenti remoti. Allora, primissima cosa che bisogna tenere presente. Andiamo su System e andiamo su Settings. Bene, qui come vedi ho la porta 4433. Gliel'ho cambiata perché di default è 4443. Questo perché devi scegliere praticamente se lasciare la porta di default per accedere al firewall e quindi poi sul portale della VPN avrà un'altra porta, oppure cambi questa porta qui per accedere al firewall e sul portale lasci quella di default che è 443. Questo è a tua discrezione. Poi andiamo su VPN, andiamo su VPN Portal. Io qua già ce l'ho, però ti faccio vedere. Allora, qui gli diamo un nome, VPN Portal, Tunnel Mode Disable, così tutto il traffico passerà attraverso il firewall. Praticamente ho tolto lo split tunnel. Poi, qui andiamo a selezionare il source di IP pool, che io ho scelto questo SSL VPN Tunnel Address, che è quello di default. Poi qui io ho lasciato tutto di default perché non ho bisogno di cambiare niente. Web Mode, questo è il nome del portale, CrazyNet Portal, tutto di default così com'è. E premi OK. Poi andiamo su VPN Settings. Vedi qui c'è la porta 443, quella che ti ho appena detto qualche secondo fa. Allora, Listen on Interface, questa è la mia outside, su questa porta. Quindi questo sarà l'indirizzo IP del mio portale, che ovviamente questo è interno, però chiaramente in un ambiente di produzione avrai l'indirizzo IP pubblico oppure fai un forwarding, un port forwarding sull'indirizzo pubblico. Il certificato, che questo è fatto generato dal firewall. Restrict access, non ho messo nessuna restrizione. Questo è tutto di default. Automatically assign addresses. E io gliel'ho lasciato così perché a me con questo laboratorio mi sta bene in questo modo, però ovviamente tu puoi customizzarlo. Same as client system DNS, sì, voglio usare il mio DNS e poi qui ci sono gli utenti della VPN con il gruppo di Active Directory che abbiamo creato nel precedente video. Premi applica. Ora, se qui io ho già la policy, ma se la policy non ce l'hai, lui ti darà un messaggio qui dicendo che manca la policy per gli utenti remoti. Quindi deve Basta poi cliccare qui e ti manda a questa pagina delle policy. Io in questo caso ho creato la mia SSL VPN policy. Apriamola un attimo. Source all SSL VPN user gruppo, destinazione internal network. Tutto di default, praticamente qui è tutto abilitato. Perfetto. Allora, a questo punto io proporrei di fare un esperimento. Questa è la macchina Windows su Pinet, che è questa, quindi è leggermente lenta. Io metto il mio username, metto la mia password e premo login. Io ho già installato il client per risparmiare tempo, proprio perché la macchina, questo Windows 10 è abbastanza lento. Come vedi, nome del portale è CrazyNet VPN Portal. Qui ho Download 40 Client, so iOS, Android, Windows e Mac. Io ho selezionato ovviamente Windows. Lo installi praticamente. E questo è il file di installazione. Questo è il certificato.
che non è, a meno che tu non voglia specificarlo, non è obbligatorio. Questo è il client. Eccolo qui, che si presenta così. Quindi facciamo una prova, mettiamo username Valerio, metto la password e guardiamo. Io devo essere sincero, ho provato e ho provato 3 volte e le prime due l'errore che ricevevo era credenziali errate o il tunnel shutdown che si è spento per qualche motivo, ma secondo me è perché è lenta la macchina qui, questo Windows. Come vedi sono collegato. Poi andiamo velocemente qui, log report. Fammi vedere, eventi, VPN event, ed eccomi qua, che sono collegato. Mi sono collegato, SSL new connection, basta, questo è. Local traffic, fammi vedere un secondo una cosa. User device, maybe? No, forti non è questo. Aspetta, che avevo trovato, poi mi sono dimenticato. Andiamo un secondo a vedere dov'è. Application, non può essere application. Users and device, ma non è neanche questo. E allora dov'è? Dov'è il... Vedi, a me di FortiGate cosa non piace? Questo non mi piace, che non si capisce. Eventi, va bene, io che si è collegato l'utente Valerio, quindi mi sono collegato io, ma c'è una sessione, c'è un tab dove ti fa vedere esattamente. Eccola qui, forward traffic. Ok, Valerio IP 10.212.134.200, destinazione 102. Andiamo un attimo a riprendere questa. Apri questo e proviamo a fare un ping al mio server, ping 192.168.10.2. Sono connesso? Te l'ho detto, secondo me è la macchina che è troppo lenta. Perché ho notato che a volte funziona e a volte no. A volte si collega e a volte non si collega, ma non è un errore di configurazione. Ma io credo che sia proprio perché è la macchina che è troppo lenta. Fammi riprovare a ricollegare. Ah, quando ti colleghi la prima volta ti fa un pop-up, ti si apre un pop-up del certificato che lo devi accettare. Guardiamo un attimo. Beh, una cosa fastidiosa questa. Io ho provato anche, volevo fare un'altra cosa e creare una VM apposta con Windows, poi dopo ci ho rinunciato. Guardiamo un po' se si collega. Vedi com'è lento, 40% lo status, ma è lentissima proprio la macchina. Vediamo un po'. Visto, guarda, adesso funziona. Perché è questa macchina qui. Comunque, indipendentemente se la macchina è lenta oppure no. Che ovviamente è un po' fastidioso, ma l'importante è che abbiamo raggiunto l'obiettivo che l'utente remoto, quindi in questo caso questo computer, è in grado di arrivare a questa network interna dove c'è il mio server, in questo caso qua. Dovrei usare anche, controlliamo il DNS di quel server, controlliamo un attimo. Guarda quanto ci sta ad aprire il terminale, la console. Ci ho già cliccato 3 volte, me ne aprirà 3 volte. È proprio lento.
Guardiamo che quale DNS usa. Guarda, si apre di dietro. Mamma mia, signore. Questo crazynet.local. No, non usa il mio DNS. Se io volessi fargli usare il mio DNS, qua su VPN settings ci dovrebbe essere di fargli usare il DNS. Ora glielo specifico 10.2 e guardiamo quello che succede. Vieni qua. Disconnetti e riconnetti. Dovrebbe, perché in teoria doveva funzionare anche senza far questa modifica, ma come ho già detto diverse volte, secondo me è perché è troppo lento. Cioè, ora, tanto per farvi vedere questo giochino qui, Task Manager, come risorse ne prende tante, eh? 41 giga di RAM. Vedi qua? Vabbè, Windows, tutte le applicazioni che ci girano, eccetera, eccetera, però ne prende parecchi. Questa macchina qui gli ho dato 8 giga, ma si vede che non gli piace. No, non segna il DNS e non so perché. Io so solo che è troppo lenta. Ping 10.2. Ok. Ah, ok, ora me lo dà. Quindi se io scrivo crazynet.local dovrebbe risolvermelo e me lo risolve. Perfetto. Perfetto, ci mette un po', ma arriva. Ecco, questo è come si configura il portale. Fammi un attimo spegnere questa e ti ritorno qui tante volte per farti vedere anche una cosa. Vedi, qui c'è il tema. Io ho scelto Eclipse che è quello nero, però qua c'è tutti i temi. E qui il bookmarkers se lo vuoi usare. È abbastanza semplice, sinceramente, la configurazione. Non richiede particolari cose, insomma, complicate da sapere. L'unica cosa che devi porre attenzione è questa storia qui che ti ho detto all'inizio della porta. Questo è molto importante. Se te lo dovessi dimenticare, comunque sia, quando apri questo tab, lui te lo dice. Ti appare qui un messaggio in giallo e ti dice che la porta va in conflitto. Quindi la devi cambiare. Per il momento è tutto e ti ringrazio di aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un mi piace per supportare il mio canale. Grazie.